La tana del ferito. Oh, oh, oh. Ciao, Braderigno. Ciao. Così. Vabbè. Ciao. Ciao. Come va? Ciao. Ma ce l'abbiamo fatta finalmente. Alleluia. Ma questa è la casa del grande fratello. Non mi sento di salto, oggi sono molto... Cosa? Niente, come va, ragazze? A noi tutto bene, a te? A me tutto bene, tutto bene. Come è andata la vostra Pasqua? Avete mangiato? Senti, sinceramente siamo qui a ballare, però a quanto pare risulti più interessante tu, quindi abbiamo lasciato tutto e siamo venuti a fare la live con te. Ma... lui è un ospite. Io sono un ospite. E quindi? Però mi devi avvisare. Sarei io, tu. Lui è un ospite. È lui, lui il gestore. Io sono il gestore, sono il l'owner. Ciao, gestore della live. Tu sei Simone. Sono io. Ok. È Rubino. Simone Rubino. Ah, pensavo Cazzolino. Perché? E allora, voi che fate di bello? Ma chiacchieravamo sulla Pasqua. Voi che avete fatto? Siete a ballare dove? A Bari. Ok. E invece noi siamo tutti quanti a casa, come io, Franca, Asia, Francesca. Quanti anni avete più o meno? Perché li togli? Come mai li hai tolte? Comunque sei proprio carino, lo sai? Rubino? Sì, sì. Parla perché con non te, parla? Parla con te, parla Simo. No. Parli certo, con me o con lui? Con chi dovrei parlare altrimenti? Le siamo in due. No, io parlo con quello che non parla. Ah, allora, con zittito. Certo. Ah, sta cercando di rimediare alla figura di prima. Quale sarebbe la figura di prima? Non ricordo di aver fatto una brutta figura. No, no. Che era l'ospite. Ah, vabbè, che c'entra. Eri l'unico che parlava un po' di più, quindi pensavo di dover interagire con te. Vabbè, ma non ti arrabbiare. No, ma il presentatore è timido. Sono molto timido. Sono un ragazzo timido. Quanti come anni? Come mai? Quanti anni avete? 23. Ok, io 25. Ah. Sì, sì, sono come grande. Come mai sei timido? E come mai? Sei timido? Perché nella vita non ho ancora trovato qualcuno che mi sblocchi. Secondo me il capellino, senza capellino non sei tu. Ti rende insicuro. Sì, sarà quello. Ma tu che cosa fai nella vita? Che cosa fai? Ah. Pronto? Tu? Io lavoro. Ha detto prostituta. Ha detto lei, non io. No, è vero, l'ho detto io, faccio la prostituta. Vedi, ora sto lavorando. Guarda, sto lavorando. Quindi spero che la tua live sia più proficua del cliente che ho lasciato. Ma oggi dice il listino prezzi? Come? Posso sapere il listino? No, no, del bar dove sta... La vera escort, il cachet non si chiede. Non sono mai andato ad escort. Ma con quelle sul ciglio della strada. Non sono mai andato ad escort. Ma quindi io sono carino e mi hai detto che sono carino solo per essere un ipotetico nuovo cliente? Assolutamente no. Sono i clienti che mi cercano, non sono io a cercare i clienti. Senta, comunque siamo a Milano, quando vuoi, se vuoi. Ti faccio provare cosa significa fare l'amore con me. Capito? Per il tribune. Può essere. Sono scherzando. Te l'ho lasciato da solo. C'è una no, vabbè. Nel senso. I cuoci. No, niente eiaculazione precoce. Ah, allora, ciao. Allora io vado, ciao. Cosa deve avere un ragazzo per soddisfarti? Sicuramente un'eiaculazione precoce. Cosa deve avere? Allora, prima di tutto, comunque sulla questione della escort scherzavo. Non faccio niente nella vita. Comunque, cosa devi avere? Senti, prima di tutto deve essere affascinante, nel senso non sono una che va dietro alla bellezza più di tanto. Mm. Ci sono tante cose che mi colpiscono in un uomo che vanno oltre la bellezza. Il montante. Scusate, cioè... E la tua donna ideale cosa dovrebbe avere? Una donna! Un macete? Un macete.
Guarda che io con le mani faccio più male. Sono più bene. Ho paura che stava per dire qualcosa. Chi è? Mi stai impegnando? No. Ma come? Volete quelle spigliate, poi ci sono e vi fate mettere in porta? Come funziona? Diego? No, assolutamente. È che su Twitch bisogna stare un po' attenti. Per noi che ci lavoriamo... Per noi che ci lavoriamo dobbiamo stare un po' più attenti quando parliamo. Cos'è che ha detto? Mi sono perso qualcosa che non ho sentito? No, che vogliamo le ragazze spigliate e poi quando sono spigliate noi stiamo difensiva. Infatti, non capisco perché. Forse ti ha... come si dice, destabilizzato il fatto che ti ho detto che faccio la escort. Scherzavo, non la faccio. Se la facessi non lo direi qua. Beh, giusto. Diego? Cosa? No, anzi. È stata una bella chiacchierata, piena di gag. Anche per noi. Più che altro è stato un monologo, visto che ho parlato da sola, però mi piace parlare, sono una gran chiacchierona. Pensavo, infatti. Sì, hai ragione. Un'ora per entrare, per poi parlare da sola. Dire solamente sì. Ok, va bene. Grazie. Sono in difficoltà. Anch'io. Lo vedo. Faccio questo effetto, lo so. Va bene. Grazie. Buona Pasqua, che il Signore sia risorto con voi. Sì, anche con voi. Ciao. Un bacio, ragazzi. Ciao. Mi hanno spaventato, bro. Si è preso male. Cioè, non voglio più parlare con una ragazza per i prossimi 20 anni. Anch'io. Puoi mettere un ragazzo? Posso parlare con un ragazzo? Sì. Mamma mia. E che hai fatto oggi? Niente, ma se avessi saputo che la serata sarebbe terminata così... È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Questo amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici. Ma come possiamo fare?